Ragazzi, qua il video dello Juventino, del mio Juventino che c'ho dentro, Vlahovic della Juve, ragazzi, Vlahovic, Vlahovic. Premetto che sono preoccupato per Vlahovic. Ciao e bentornati da me. Il colpo dell'anno, se permettete, del calciomercato invernale, ma non italiano, perché a parte quello che è scontato, ma proprio nel panorama mondiale, l'Italia si sta muovendo in caso ci fosse anche il movimento di Gosens in un'ottima maniera. Anche Diego Costa che va alla Salernitana e anche Pastore. C'è scritto anche che Pastore sia stato cercato da Sandro Sabatini che sta a fare un mercato incredibile. Ma ragazzi, penso che di tutte queste trattative parlerò su Calcio Pro 2 extra. Ancora abitudine, ho cambiato un mese nome e ancora non mi entra in testa. Passate anche là. Perché potrei, ragazzi, parlarne molto presto. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, per questo giocatore. Ragazzi, Vlahovic, non mi ricordo dove eravamo arrivati, ma Vlahovic è veramente un grandissimo giocatore. Spero, ragazzi, possa fare bene. Lo spero con tutto il cuore. Però ho brutti presentimenti. Allora, trattativa, fino a ieri sembrava accontentare proprio del tutto. 67 più 3 di bonus. Quindi 70 la richiesta che ha detto ieri sera a Sport Italia Predi, mentre invece sembra essere 75, ma onestamente 5 milioni mi andrebbe bene. Io ragazzi avrei fatto una piccola trattativa: 67 milioni più 3 di bonus più un Ramsey in omaggio. L'avrei veramente fatto. Ramsey, se va bene, se ci va male, rescinde. Quindi magari venderlo proprio, magari non a una diretta concorrente, lo sarebbe bello, però. Se proprio abbiamo 7 milioni via, prenderà proprio lui, ragazzi, 7 milioni. Ma cos'è la mia più grande paura? La mia più grande paura è, ragazzi, che lui diventi il nuovo Jovetic. Allora, sono sicuro che se fosse andato in Premier sarebbe diventato Jovetic, perché praticamente tutti i collegamenti riguardano lui. Fiorentina, Manchester City, Arsenal. Secondo me, ragazzi, sarebbe andato là e avrebbe fatto male. Ho paura anche alla Juve, perché non posso reggere la pressione. Però ragazzi, spero in bene perché alla Juve manca in questo momento il centrocampista forse, ma soprattutto l'attaccante, perché Alvaro Morata, io ragazzi sono un grande estimatore di Morata, però l'anno scorso, inizio l'anno scorso è un conto, quest'anno un altro, e quindi non possiamo andare avanti così con un Morata che non ci assicura neanche un gol, praticamente ci assicura un gol al mese, se va bene, se ti va bene, ma ti deve andare proprio bene. Io ho bisogno di Dusan Vlahovic. Parlo un attimo, ragazzi, dei fiorentini. Ci sta, ragazzi, perché i fiorentini hanno tutte le ragioni al mondo. Ma che cosa devo dire? Fiorentina e Juve, Napoli e Juventus, non sembra, ma la rivalità è stessa, ragazzi. La rivalità è la stessa perché la Juve è più vincente di tutte. Il Napoli e la Fiorentina sono quelle, ragazzi, un po' perdenti di successo, magari vincenti in qualche periodo storico, che magari perdono in qualche modo. Viene un po' in questo momento ignorata Fiorentina-Juventus perché il Napoli, ragazzi, è praticamente 7-8 anni davanti alla Fiorentina, ma fidatevi che la rivalità più accesa non è Napoli-Juve, ma Fiorentina-Napoli. Gli hanno detto con voce di merda, ma ci sta, ragazzi, ci sta assolutamente. Perché non dovrebbero dirgli gobbaccio, pezzo di merda? Ma ci sta assolutamente che gli diano del pezzo di merda, del gobbaccio. Assolutamente ci sta. Fatto sta, ragazzi, che come voto a freddo, a freddissimo, a gelo, gli do, ragazzi, voto momentaneamente. Spero di sbagliarmi, gli do ragazzi un 8 perché la trattativa è vantaggiosa, è un'ottima trattativa per la Juve, però c'è ragazzi tanti soldi che abbiamo speso e quindi spero che potrà ripagarci. Lo spero con tutto il cuore, però non ne sono certo. Fatto sta, ragazzi, che questa punta ci serve. Spero non mandino via Alvaro Morata, non lo riscatteremo, ma l'ideale per me sarebbe tenerci Morata un altro anno, fare un altro prestito oneroso, 5 milioni, 6 milioni, 7 milioni,
Arrivo un 10, però tenersi ancora Morata, perché io, ragazzi, magari fare proprio uno scambio con l'Atletico di prestiti, Morata e per Ken, perché in questo momento, ragazzi, Ken vedo come il giocatore più inutile alla causa juventina. Sarebbe stato bello, ragazzi, anche vedere scambio Ken Icardi tutti e due in prestito per 18 mesi, non per 6 mesi, ma 18. Spero che avvenga, ma non penso io. Fatto sta, ragazzi, che sono già soddisfatto. Grazie mille a Visione, ragazzi, vi saluto, vi mando un grosso abbraccio a distanza, vi auguro una buona giornata, io vi saluto, ciao.